Il 15 settembre del 2016, Monsignor Pasquale Mocerino, rettore del Pontificio Santuario di Pompei, presiede la celebrazione vespertina nel giorno in cui la Chiesa fa memoria della Beata Vergine Maria Addolorata. Il celebrante ha ricordato un episodio in particolare legato alle sue visite a Padre Pio negli anni 60 e ha parlato della devozione di San Pio alla Vergine di Pompei. Alla sua scuola di testimone credibile della fede tra i più grandi del secolo passato. La mia presenza in questo luogo santo, vera oasi di spiritualità, risale ai primi anni 60, quando insieme ad alcuni familiari e alcuni devoti della comunità parrocchiale di Sant'Antonio Abate di Afragola, mio paese natio, si veniva in pellegrinaggio al santuario di Padre Pio. Ricordo ancora che si alloggiava presso case di privati e ci si alzava all'alba per vedere da lontano il padre che ci salutava da una finestra del convento e poi si partecipava alla sua messa. Questa sera sono qui pellegrino con voi come rettore del santuario della Vergine del Rosario di Pompei. In questa veste non posso tacere il particolare legame di San Pio con la Vergine del Rosario, come ricordava il padre rettore, ma ancora prima di lui il vice postulatore della sua causa di canonizzazione, il compianto padre Gerardo De Flumeri, suo profondo conoscitore. Nel 1879 il beato Bartolo Longo, gravemente ammalato, decise di scrivere come ultimo lavoro una novena prodigiosa alla Vergine del Rosario di Pompei per impetrare le grazie nei casi più disperati. E la prima grazia ottenuta da quella novena fu appunto la guarigione dello stesso Bartolo Longo. Padre Pio fu devotissimo della Madonna di Pompei ed ebbe una particolare predilizione per la novena composta dal nostro beato. All'inizio del suo diario, che lui scrisse tra luglio e agosto del 1929, è riportato un elenco di devozioni che egli praticava ogni giorno. Tra esse la novena alla Madonna di Pompei e la recita giornaliera di 5 rosari per intero. Padre Pio visitò il santuario di Pompei in più occasioni, nel 1901, quando da ragazzo vi si recò con alcuni compagni di scuola, nel novembre del 1911, accompagnato dal padre evangelista superiore del convento di Venafro, e poi infine il 3 gennaio 1917, in una licenza dal suo impegno di vita militare. Quelle visite aiutarono certamente la nascita della sua personale devozione alla Vergine di Pompei. A lei, alla Vergine, il padre si rivolse con continue preghiere e novene per ottenere 3 grazie: la liberazione dal servizio militare, la grazia di ritornare in convento e la morte come uscita dall'esilio terreno. La Vergine gli concesse la prima e la seconda grazia, ma non lo ascoltò per la terza, e così egli ebbe modo ancora di vivere a lungo tra di noi. Il 24 gennaio del 1915 confidava ad un suo confratello, il padre Benedetto: «E Dio e la carissima madre di Pompei, a cui le novene si sono succedute alle novene, ormai sono oltre 3 anni, sanno che cosa ho fatto per essere esaudito da una sì dura prova. Essi solo comprendono e sono testimoni del dolore che mi stringe e che mi opprime il cuore». La grazia richiesta era quella del suo ritorno in convento. Alla vigilia della partenza per il servizio militare, supplicava Padre Agostino con queste parole: «Vengo a chiedervi, o Padre, un favore,
che mi usaste la carità di incominciare al più presto le tre novene alla Vergine di Pompei con la recita giornaliera durante questo periodo dell'intero rosario. Cosa che padre Agostino cominciò subito a fare dalla vigilia dell'Immacolata di quell'anno. Anche alle figlie spirituali chiedeva la recita delle tre novene alla Madonna di Pompei, come testimonia il suo epistolario. Intorno all'anno 1960, padre Pio fece una confidenza a un suo confratello. Ho recitato per 35 anni la novena alla Madonna di Pompei, chiedendole la grazia che mi portasse con sé in paradiso, ma poi ho smesso. Il confratello ne fu meravigliato e gli disse: «Ma come, padre? Proprio lei che ama tanto la Madonna di Pompei ha smesso di pregarla?» «Figlio mio», rispose padre Pio, «ho chiesto alla Madonna la grazia di farmi morire, ma non mi ha ascoltato. E quando è una mamma che non ti ascolta, non c'è più niente da fare». E poi, infine, pochi giorni prima di morire, padre Pio compì un gesto delicatissimo verso la Madonna di Pompei. Il 19 settembre 1968 gli fu presentato un mazzo di rose a ricordo dei suoi 50 anni di stimmate. Con la sua mano piegata, egli estrasse dal mazzo una rosa e l'affidò a un figlio spirituale diretto a Napoli, affinché la deponesse dinanzi all'immagine della Madonna del Rosario di Pompei. In tal modo egli intendeva ringraziare la Mamma Celeste che finalmente gli faceva la grazia della morte, chiesta incessantemente per 35 anni con la recita della novena alla Madonna, appunto. Ancora oggi quella rosa, ormai essiccata, è custodita gelosamente in un'apposita teca per preservarla dall'incuria del tempo, a testimonianza della filiale devozione di San Pio verso la Vergine di Pompei. Accogliere Maria non è una scelta facoltativa o di particolare devozione per lei, ma è un gesto di obbedienza a Cristo Gesù, perché lei è dono pasquale che egli ha fatto ad ogni suo discepolo. Giovanni ci rappresentava tutti. Accoglierla equivale ad averla come modello di vita, oltre che come rifugio nelle difficoltà e nelle incertezze quotidiane. Significa comprendere le linee di forza della sua vita e di farle passare nella nostra, affidandoci a lei e venerandola con la liturgia della Chiesa e la pietà personale. Accogliamola con gratitudine. Lei è un tesoro spirituale da custodire, un ideale da realizzare nella nostra vita. Come San Pio, lasciamoci guidare da lei nel mistero di passione, morte e risurrezione del suo Figlio Gesù, per immergerci nell'oceano dell'amore trinitario. Come San Pio, invochiamo la Vergine Madre Dolcissima perché ci dia la forza di portare a nostra volta la croce, di soffrire con speranza e di rendere così più bella e più splendente la Chiesa. Così sia.